L'obbligo di tradurre il provvedimento reso da un'amministrazione ad un cittadino straniero, nella lingua di quest'ultimo o in inglese, francese e spagnolo, non è previsto per i provvedimenti riguardanti il riconoscimento dello status di rifugiato. Ma al di là di questo va ritenuta scorretta la sentenza che ha respinto la domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino del Ghana, sentenza che si basa sulla ipotesi che quello straniero non rischi più di essere sacrificato nel corso di un rito funerario e che pertanto la polizia del Ghana sarà in grado di assicurargli la giusta protezione. Infatti, l'Italia non ha accolto l'articolo 8 della direttiva 2004/83/CE, secondo il quale gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se una parte del territorio del paese di origine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi attivi di subire danni gravi o se è ragionevole attendere dal richiedente che si stabilisca in quella parte del paese, con la conseguenza che tale disposizione non è applicabile in Italia e quindi non può servire per risolvere il caso di quello straniero. Considerato peraltro che il rischio per lui di venire ucciso rimane in ragione di una possibile vendetta familiare e tribale conseguente al suo precedente rifiuto di sacrificarsi nel rito funebre. In tale contesto, l'assunto della Corte d'Appello appare una pura ipotesi, come tale non giustificata da un valido ragionamento logico, né basata su alcun elemento di fatto.